Buongiorno a tutti, siamo al terz'ultimo appuntamento. Oggi appunto abbiamo la giornata, quella dedicata al Fondo Sociale Europeo. Si parlerà, avremo come sempre il docente Raffaele Colaizzo, che avete avuto modo di ascoltare già diciamo nel webinar precedente. Oggi si parlerà del Fondo Sociale Europeo e del passaggio dall'attuale periodo di programmazione al futuro periodo di programmazione, o meglio quello in corso perché ormai è avviato. Dopo l'intervento del dottor Colaizzo abbiamo pensato di mettere due regioni a confronto e abbiamo scelto chiaramente l'autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo della regione siciliana, che tra l'altro vi ricordo promuove questa iniziativa del percorso MOOC destinato ai cittadini. E poi avremo un intervento del dottor Francesco Pancheri, che è il dirigente dell'unità di missione semplice della provincia autonoma di Trento. Ci sembrava carino poter, diciamo, mettere a confronto due regioni che in realtà poi sono geograficamente collocate, diciamo, un po' agli antipodi, e quindi poteva essere interessante vedere come hanno lavorato con problematiche diverse. Vi ricordo gli ultimi due appuntamenti. Il prossimo sarà il 29 aprile, sarete di nuovo con me. Vi farò quella che è una panoramica dei principali finanziamenti diretti per il periodo di programmazione 2021-2027. E poi abbiamo un'ultima tappa il 6 maggio, dove invece sarete con la mia collega Raffaella Scordino, che vi parlerà di come si presenta una proposta di progetto nell'ambito dei finanziamenti diretti. Diciamo, vi fornirà degli elementi utili per poter poi procedere anche da soli nella presentazione di una proposta. Vi ricordo, come sempre, che in contemporanea a questo ciclo gli Europe Direct della provincia di Trapani, lo Europe Direct Roma Innovazione ospitato presso il Formez e lo Europe Direct ospitato presso l'Università di Siena, in contemporanea stanno organizzando questo ciclo delle lezioni di Europa, che prevede anche tutta un'altra serie di webinar che possono essere di vostro interesse. Vi ricordo il webinar della prossima settimana, quindi del 27 aprile, che potrebbe essere importante perché in qualche modo è collegato al webinar che terrò io quando parlerò della panoramica sui finanziamenti diretti, perché parleremo di transizione digitali e anche di quali sono le opportunità di finanziamento europeo in questo periodo di programmazione nel settore del digitale. Poi abbiamo due appuntamenti, il 4 e l'11 maggio, dedicati alla festa dell'Europa e in particolare alla pace. Quindi il 4 maggio parleremo di pace e difesa in Europa, mentre l'11 maggio parleremo di integrazione europea come progetto di pace. Poi gli ultimi tre appuntamenti previsti dalle lezioni di Europa in realtà sono simili ai webinar che avete avuto modo di seguire diciamo in questo percorso MOOC, perché parleremo di nuovo di fonti di informazione, panoramica dei finanziamenti diretti e di progettazione dei fondi diretti. Ma siccome dei docenti, anche in questo caso, saremo io e la collega Raffaella Scordino, in realtà per voi sarà un cosiddetto un déjà vu. Un'ultima cosa che volevo dirvi, questo è importante, sempre come Europe Direct, in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, il 30 aprile avremo un webinar, che in realtà è l'evento nazionale di lancio della piattaforma sulla conferenza sul futuro dell'Europa. Vi chiedo di partecipare perché in realtà questa è la prima volta che i cittadini hanno la possibilità di partecipare attivamente a quello che può essere il processo decisionale dell'Unione Europea, perché la conferenza sul futuro dell'Europa si avvale di una piattaforma digitale multilingue, ma principalmente è una piattaforma interattiva che consente a tutti i cittadini dell'Unione Europea di poter accedere e di esprimere le proprie opinioni. Non solo, ma in quanto enti pubblici,
presi in quanto cittadini, in quanto impegnati in associazioni e quant'altro, avete anche la possibilità di organizzare degli eventi su quelle che voi ritenete siano le tematiche più importanti per i cittadini europei e poi di inserire all'interno di questa piattaforma digitale i contributi, quindi i report conclusivi, diciamo, degli eventi che voi avrete organizzato sul territorio. Altrimenti potete semplicemente postare le vostre idee e attraverso appunto l'interattività avete la possibilità di vedere i feedback da parte degli altri cittadini europei e degli altri paesi. Gli inserimenti nell'ambito della piattaforma possono essere fatti nella propria lingua nazionale, perché la piattaforma è multilingue e quindi in automatico tradurrà i vostri contributi. Quindi ora vi lascio perché non voglio rubare altro tempo al dottor Colaizzo e quindi chiedo al dottor Colaizzo appunto di apparire in video, perfetto, e quindi lascio la parola al dottor Colaizzo per parlare del Fondo Sociale Europeo. Grazie per l'attenzione. Grazie Claudia, buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi parliamo di Fondo Sociale Europeo Plus. In particolare, innanzitutto chiariamo perché nel 2021-27 il Fondo Sociale è Plus. Io pronuncio Plus anche, voglio dire, attenendomi a indirizzi, come dire, alti, e quindi pronunciò la latina come credo dovrebbe essere, però naturalmente chi preferisce la dizione inglese non sbaglia. E quindi cerchiamo di vedere innanzitutto perché parliamo di fondo di FSE Plus nel 21-27. Ci soffermiamo a capire che cosa finanzierà il fondo nella prossima programmazione. Diamo uno sguardo a come è articolato il nuovo regolamento del fondo nel 21-27. Capiamo quali sono i principi base di funzionamento del fondo e diamo anche uno sguardo alle relazioni, alle coerenze che ci saranno, che ci dovranno essere fra gli interventi finanziati rispettivamente dall'FSE Plus e dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, che, come abbiamo visto nello scorso webinar, è un programma che in sostanza ha imperniato sulla coesione e che quindi ovviamente ha forti interrelazioni con i fondi strutturali. Una premessa a proposito di regolamento: noi abbiamo un regolamento del Fondo Sociale Europeo 21-27, è un regolamento definito, stabilito in tutte le sue linee, ma che non è tuttavia ancora stato pubblicato perché. In particolare, a fine 2020 è stato raggiunto l'accordo politico al termine del processo legislativo europeo sul testo del nuovo regolamento. Circola, è disponibile, lo rende disponibile la Commissione, intendo dire, un regolamento in lingua inglese, però non abbiamo ancora le versioni nelle lingue nazionali del regolamento e non abbiamo ancora la sua pubblicazione. Quindi parliamo in sostanza di un documento già completamente definito, ma non ancora pubblicato. Dovremo aspettare ancora qualche settimana perché sia pubblicato e quindi pienamente accessibile anche in italiano, ad esempio. Iniziamo a dire questo. E questo è un aspetto molto, molto rilevante che a volte siamo anche portati un pochino a sottovalutare. Il motivo principale per cui il Fondo Sociale Europeo è Plus del 21-27 è che è il principale strumento di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il documento madre del pilastro europeo dei diritti sociali è un atto politico definito nel 2017 al summit di Göteborg, come vediamo nella slide, e firmato congiuntamente dal Parlamento, dal Consiglio dell'Unione Europea e dalla Commissione Europea. Questo atto, questo breve documento, individua in sostanza 20 principi fondamentali che riguardano l'equità e il buon funzionamento dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale in Europa. I 20 principi sono suddivisi in tre capi che fanno riferimento a pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, a condizioni di lavoro eque e a protezione sociale e inclusione.
Gli atti politici dell'Unione Europea certamente hanno il carattere che in generale hanno questo tipo di documenti, cioè è ampiamente generale, però poi vengono specificati, attuati, declinati da una serie di azioni. In particolare, per ciascuno dei 20 principi, l'Unione Europea progressivamente ha definito una serie di piani di azione, di libri verdi, come si dice, cioè di libri che fanno il punto su una determinata materia delle politiche europee e danno degli indirizzi per la loro implementazione pratica, e di direttive in alcuni casi, cioè di veri e propri indirizzi, diciamo con valore di legge sostanzialmente dell'Unione. E quindi diciamo, è una materia che partendo, ripeto, da un atto politico, poi diventa progressivamente una materia attuata, realizzata attraverso questa serie di indirizzi, di norme, di raccomandazioni. Accanto a questo corpus, diciamo, di indirizzi e di raccomandazioni, però, ci sono anche degli strumenti finanziari. Ecco che il Fondo Sociale Europeo Plus del 21-27 è il principale strumento finanziario che attua i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Da un punto di vista maggiormente tecnico, l'FSE Plus 21-27 mette insieme sostanzialmente dei fondi e dei programmi che nel 14-20 venivano attuati separatamente. E in particolare questi fondi sono il Fondo Sociale Europeo 14-20, che noi tutti bene o male conosciamo, la Garanzia Giovani, che prevede degli interventi in particolare soprattutto prevalentemente a favore dei ragazzi che non hanno occupazione né sono in un percorso di studi, mette insieme il Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti. Fondo che ha acquisito purtroppo una rilevanza strategica anche a seguito degli eventi, diciamo, della pandemia, e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, che è un programma a gestione diretta della Commissione europea e che riguarda la modernizzazione dei sistemi del lavoro, che riguarda la mobilità professionale ed altre azioni di miglioramento della qualità delle misure di occupazione e di formazione nell'Unione. Questo in particolare l'inserimento, l'accorpamento dell'FSE Plus di questo programma comporta delle particolarità dal punto di vista attuativo che poi, anche se molto brevemente, affronteremo fra breve. Inoltre, il Fondo Sociale Europeo Plus finanzierà anche interventi relativi al sistema della salute e all'accessibilità generale e di qualità ai servizi sanitari, e in questo dovrà necessariamente confrontarsi con un grande programma europeo a gestione diretta, che è appunto il programma Salute. In questo caso si tratta di un coordinamento fra le misure sulla salute finanziate dal Fondo Sociale Europeo Plus e le misure finanziate mediante, diciamo, un sistema di gestione diretta dal programma Salute. Come vi dicevo, gli atti politici dell'Unione Europea poi vengono implementati, attuati attraverso una serie di interventi. In particolare, il pilastro europeo dei diritti sociali viene attuato anche attraverso un piano d'azione. Il piano d'azione è del 2021, quindi è stato elaborato e pubblicato recentemente. E oltre a meglio definire i 20 principi, stabilisce anche tre grandi obiettivi, obiettivi quantitativi che dovrebbero essere raggiunti entro il 2030, che sono, come vedete nella slide, che almeno il 78% delle persone di età compresa fra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un'occupazione, che almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad un'attività di formazione e che il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale
dovrebbe essere ridotto di almeno 15 milioni. In generale, l'Unione cerca di stabilire dei grandi obiettivi a lungo termine per orientare e focalizzare le politiche e anche per metterci in grado, poi mettere in grado i cittadini europei, di verificare quanto effettivamente questi obiettivi siano stati poi effettivamente raggiunti. Vedete nella figura i 20 principi che poi troveremo comunque anche parlando, diciamo, dei campi d'azione del Fondo Sociale Europeo Plus, e che vanno dalla istruzione e formazione all'uguaglianza di genere, alla lotta alle discriminazioni, al supporto attivo all'occupazione, come abbiamo detto in precedenza, alla riduzione, al contrasto all'esclusione sociale, al miglioramento della condizione delle persone sotto il profilo della sussistenza materiale, sotto il profilo dei diritti sociali. Il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari e così via. Questa panoplia, come si dice, diciamo, di principi, noi poi li troviamo in effetti, su questo fra breve ci soffermeremo, pienamente ripresi dalla struttura del nuovo regolamento del Fondo Sociale Europeo Plus. Iniziamo adesso a collocare il Fondo Sociale Europeo, il nuovo Fondo Sociale Europeo, nella programmazione 21-27. Certamente nei webinar delle scorse settimane, dai webinar delle scorse settimane, sapete come nel 21-27 noi abbiamo questi grandi cinque obiettivi di policy. Che, ripeto molto rapidamente, sono quella dell'Europa più competitiva e intelligente, dell'Europa più smart, come si dice, dell'Europa più verde a basse emissioni di carbonio, il secondo obiettivo di policy, dell'Europa più connessa mediante il rafforzamento della mobilità, dell'Europa più sociale e inclusiva, che attua il pilastro europeo dei diritti sociali, e quindi qui siamo nel campo privilegiato, dominante, di intervento del Fondo Sociale Europeo. E il quinto obiettivo, che è quello dell'Europa più vicina ai cittadini, mediante in particolare le strategie di sviluppo territoriali, quindi aree urbane, aree non urbane. Come dicevamo, quindi il Fondo Sociale Europeo trova la sua principale collocazione all'interno del quarto obiettivo di policy, dove nella stessa definizione dell'obiettivo noi troviamo richiamato, come dicevamo in precedenza, il pilastro europeo dei diritti sociali. Come sapete, poi i grandi obiettivi di policy vengono declinati in obiettivi specifici che sono stabiliti nei regolamenti di settore, di fondo meglio, e quindi fra breve li vedremo con un pochino più di attenzione, e gli obiettivi specifici poi vengono attuati in sostanza mediante interventi, mediante linee di intervento. Adesso, avendo collocato il Fondo Sociale Europeo come campo privilegiato, ma come vedremo non unico, all'interno del quarto obiettivo di policy, prendiamo il nuovo regolamento del Fondo Sociale Europeo Plus, come abbiamo detto, un regolamento già interamente definito ma ancora non pubblicato, e abbiamo in particolare all'articolo 3 e all'articolo 5, rispettivamente, l'obiettivo generale e le risorse disponibili. Vale la pena leggere l'obiettivo generale per come viene definito dall'articolo 3. Dice il regolamento: il Fondo Sociale Europeo Plus sostiene gli Stati membri e le regioni per raggiungere elevati livelli di occupazione, un'equa protezione sociale e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il futuro mondo del lavoro. E quindi qui viene in particolare accentuato, specificato il tema del contributo, del supporto a processi di occupazione efficienti. Inoltre, il Fondo Sociale Europeo sostiene società inclusive e coese volte a sradicare la povertà e a realizzare i principi, i 20 principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.
Il Fondo Sociale Plus sostiene, integra, aggiunge valore alle politiche degli Stati membri volte a garantire pari opportunità, parità di accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e di qualità, protezione sociale e inclusione, in particolare concentrandosi sull'istruzione e la formazione di qualità inclusiva, sull'apprendimento lungo l'arco della vita, sugli investimenti nei bambini e nei giovani e sull'accesso ai servizi di base. Vedete quindi come nell'obiettivo generale del Fondo Sociale Europeo Plus, richiamato dal regolamento, individuate già le grandi parole chiave del Fondo Sociale Europeo, dal supporto all'occupazione, all'istruzione e formazione di qualità, alla coesione sociale, all'inclusione, alla lotta alla discriminazione, ad un'attenzione particolare per bambini, per giovani e per fasce vulnerabili e appunto diciamo, ad un aspetto diciamo, particolarmente accentuato diciamo, in questa nuova fase di programmazione che è quella dell'attenzione diciamo, all'accesso a servizi sanitari di qualità e pienamente come dire, appunto, accessibili diciamo, da parte dei cittadini. L'articolo 5 ci dà anche un riferimento che riguarda le risorse. Per il complesso dell'Unione Europea noi abbiamo una dotazione finanziaria per il Fondo Sociale Europeo Plus di 88 miliardi di euro espressi a prezzi del 2018. Abbiamo fatto questo accenno anche nello scorso webinar. L'Unione Europea stabilisce l'entità di un determinato finanziamento a prezzi, come si dice, costanti, prezzi del 2018. Nella materiale programmazione di queste risorse, poi c'è come un adeguamento all'inflazione, alla variazione dei prezzi, giusto per capirci, e quindi questi 88 miliardi di euro poi diventano qualcosa in più per tenere conto appunto del passare del tempo e del fatto che siamo di fronte a programmazioni pluriennali. Questi 88 miliardi di euro sono definiti sui 330 miliardi di euro in totale dei fondi strutturali. Forse non c'è nemmeno bisogno, diciamo, che lo ricordi, ma il Fondo Sociale Europeo Plus, come già precedentemente nel 14-20 e in tutta la storia delle politiche europee precedente, il Fondo Sociale Europeo Plus è uno dei fondi strutturali che, ricordo, sono il FESR. Il fondo di coesione che però non si applica in Italia perché viene attuato, destinato ai paesi che hanno un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media come l'Italia e lo stesso Fondo Sociale Europeo Plus. All'interno di questi 88 miliardi di euro noi abbiamo una somma relativamente piccola dedicata alla sezione occupazione e innovazione sociale. Che, come abbiamo accennato, viene attuata a gestione diretta e abbiamo 175 milioni di euro specificamente dedicati alla cooperazione transnazionale sulle tematiche sociali, occupazionali e relative alla formazione, appunto, proprie del fondo. L'articolo 4 del Fondo Sociale Europeo Plus ci dà gli obiettivi specifici. 13 obiettivi specifici. Cerco di non leggerli interamente, però è importante passarli in rassegna perché dà un'idea dello spettro delle azioni realizzabili attraverso il Fondo Sociale Europeo nel 21-27. E quindi, 1. Accesso all'occupazione e misure di attivazione di tutte le persone in cerca di lavoro. Scusate. Modernizzazione delle istituzioni e dei servizi del mercato del lavoro. Promozione della partecipazione al mercato del lavoro equilibrata per genere e quindi pari opportunità nell'ambito del mondo del lavoro. Adattamento ai cambiamenti da parte di lavoratori e delle imprese, in particolare sotto il profilo della salute sui luoghi di lavoro. L'obiettivo specifico 4 è imperniato su questo, cioè su ambienti di lavoro sani e protettivi per i lavoratori.
Obiettivo 5, miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione con il sostegno alle competenze chiave, cioè a quelle competenze che acquistano sempre maggiore rilievo rispetto alle grandi finalità della transizione ecologica, della transizione digitale, dell'innovazione e della ricerca scientifica. 6. Promozione della parità di accesso per tutti a un'istruzione e una formazione inclusiva e di qualità. E quindi obiettivo che riguarda le pari opportunità, possiamo dire, e la inclusività rispetto all'accesso a formazione e istruzione. Apprendimento lungo tutto l'arco della vita, e quindi opportunità di perfezionamento e di riqualificazione per tutti, in modo che non si creino delle parti, diciamo, delle risorse umane, dei lavoratori che perdono capacità e che quindi non sono in grado di reagire, di essere, come si dice anche in questo campo, resilienti rispetto alle modifiche del mercato del lavoro e delle nostre economie, e quindi apprendimento lungo l'arco della vita. Inclusione attiva, per promuovere pari opportunità, partecipazione, miglioramento dell'occupabilità, e quindi qui sto, come dire, passando nel grande ambito dell'inclusione, cioè mettere tutte le persone in grado di trovare un'occupazione degna e adeguata, promuovere l'integrazione socio-economica di cittadini di paesi terzi, inclusi i migranti, altro obiettivo di grandissima rilevanza che l'Unione Europea mette in primo piano, promuovere l'integrazione socio-economica delle comunità marginalizzate, come i Rom, e anche questo è un obiettivo che l'Unione Europea da molto tempo cerca di implementare, per eliminare le sacche di emarginazione e di povertà che riguardano specificamente le comunità marginali, migliorare l'accesso paritario e tempestivo ai servizi di qualità e sostenibili, inclusi quelli relativi all'abitazione, alla persona e alla sanità, promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini. In sostanza, nessuno deve soffrire di povertà materiale. C'è un'attenzione particolare alla condizione dei più piccoli, che devono essere in condizione di essere pienamente, come dire, inclusi, serviti dal punto di vista dei bisogni materiali e dei bisogni educativi. C'è un'attenzione specifica del 21-27 su questo, quindi integrazione delle persone a rischio di povertà e esclusione sociale, compresi indigenti e bambini. Tredicesimo obiettivo, contrasto alla deprivazione materiale mediante prodotti alimentari, assistenza materiale di base agli indigenti con misure di accompagnamento. Il Fondo Sociale Europeo finanzierà nel 21-27, l'ha già fatto nello scorcio del 14-20, dopo la problematica della pandemia, finanzierà anche degli interventi proprio di sostegno alimentare e dei bisogni, come si dice, di base. Vedete quindi che gli obiettivi specifici ci danno un'idea abbastanza articolata dei grandi campi di azione su cui si concentrerà il Fondo Sociale Europeo nel 21-27. Il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo non contribuisce soltanto all'obiettivo di Policy 4, ma contribuisce, e questo viene definito dallo stesso regolamento, anche agli altri obiettivi di Policy. In particolare, per quanto riguarda l'obiettivo di Policy 1, cioè quello dell'Europa più intelligente, ovvero di un'Europa che persegue l'innovazione e la ricerca scientifica, vedete che il Fondo Sociale Europeo contribuisce con lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, lo sviluppo di competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, l'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, la creazione di reti e partenariati tra istituti di istruzione superiore, centri di ricerca, e imprese, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale, cioè in sostanza
tutto quello che serve dal punto di vista della preparazione di competenze a dare impulso alla ricerca e all'innovazione, ecco quello il Fondo Sociale Europeo lo fa, lo finanzia. Lo stesso ragionamento vale per l'obiettivo di Policy 2, che è quello dell'Europa più verde, quindi della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale. In questo caso, miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze rispetto ai temi del cambiamento climatico, il perfezionamento professionale per quanto riguarda i settori collegati all'ambiente, al clima, all'energia, all'economia circolare e alla bioeconomia, ovvero ai grandi settori di intervento, ai grandi campi di azione nell'ambito della transizione ecologica. Il Fondo Sociale Europeo, inoltre, plus contribuisce anche all'obiettivo di Policy 5, che, come ricordate, è l'obiettivo con una proiezione territoriale, in particolare partecipando al finanziamento delle strategie di sviluppo locale e territoriale, in questo caso attraverso gli interventi tipici dell'obiettivo di Policy 4, ad esempio, un'azione che ricade nell'ambito dell'obiettivo di Policy 4, che riguarda, poniamo, il sostegno alla microimprenditorialità nell'ambito delle aree urbane, e quando noi parliamo di strategie di aree urbane parliamo di qualcosa che rientra nell'obiettivo di Policy 5, allora ecco che il Fondo Sociale Europeo Plus ci sta, cioè finanzia interventi di questo tipo. Ripeto, interventi tipici dell'obiettivo di Policy 4 che vengono attuati nell'ambito di strategie territoriali per le città, per le aree interne e per altri territori con caratteristiche ed esigenze di sviluppo specifiche. Inoltre, il regolamento stabilisce che come misura, e questo è l'insegnamento purtroppo della grave crisi che abbiamo. Che stiamo vivendo, come misura eccezionale a fronte di crisi improvvise, il Fondo Sociale Europeo Plus può finanziare misure di breve periodo di sostegno al lavoro, l'accesso a servizi sanitari di persone che non sono in uno stato di immediato di vulnerabilità, ma che comunque è opportuno accompagnare verso l'accesso a un migliore accesso ai servizi sanitari, quindi misure di emergenza che riguardano in sostanza il sostegno al lavoro ai lavoratori e alla loro, insomma, alla loro condizione, diciamo, materiale e il miglioramento dell'accesso ai servizi sanitari. Ecco, ad esempio, questo è come dire, un esempio pratico, diciamo, che serve un po' a dare l'idea di come si distribuisca il contributo del Fondo Sociale Europeo Plus all'interno del quadro, della cornice degli obiettivi di policy 2021-2027. Quindi voi vedete naturalmente le tipologie di iniziative che voi vedete elencate per riga sono del tutto esemplificative. Allora, per esempio, io avrò il miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione che va sull'obiettivo di Policy 4, quello tipico, dominante del Fondo Sociale Europeo, plus la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente e al clima, che va sull'OP2, ancora la formazione di ricercatori in campo scientifico, che va sull'OP1, ancora lo sviluppo di competenze per la specializzazione tecnologica, che va sull'OP1 e così via. E così via. E quindi in più, diciamo, rispetto a questo schema, c'è da ricordare il contributo specifico che il Fondo Sociale dà alle strategie di sviluppo territoriale, quindi parliamo di OP5, mediante gli interventi propri dell'obiettivo di Policy 4. Qui il ragionamento diventa un pochino più tecnico. Però è opportuno dare uno sguardo a come è strutturato il regolamento del FSE Plus 21-27. Noi abbiamo quattro parti di questo regolamento, delle disposizioni generali e sostanzialmente sono quelle di cui abbiamo parlato, cioè una parte sulle definizioni,
in sostanza sulla terminologia, sul glossario che viene utilizzato nell'ambito del Fondo Sociale. Abbiamo una parte che riguarda gli obiettivi generali e specifici, e questo lo abbiamo visto, una parte che riguarda le risorse e la parte che riguarda i principi di uguaglianza, cioè i cosiddetti principi orizzontali che devono essere rispettati e attuati quando si finanziano interventi attraverso il Fondo Sociale. Nella gestione, la seconda parte si riferisce alla gestione concorrente. Su questo un attimo torniamo, è probabile che abbiate già affrontato, diciamo, questo tema, però è opportuno un attimo ritornarci. La gestione concorrente è quella che in sostanza riguarda i programmi, le linee di intervento che vengono attuati congiuntamente dalla Commissione europea e dagli Stati membri. I fondi strutturali funzionano interamente sulla base di un principio di gestione concorrente. E quindi qui abbiamo una serie di regole, e adesso un pochino su questo ci soffermeremo, che riguardano in particolare la concentrazione, cioè è necessario che le risorse siano, secondo il regolamento, che siano rispettate in sostanza delle soglie minime da attribuire in termini di risorse a determinati ambiti di intervento, diciamo il Fondo Sociale Europeo Plus, e ci sono altre disposizioni, su questo poi adesso daremo, a queste daremo uno sguardo, che riguardano la formazione, il partenariato, quali sono i principali gruppi target, le azioni innovative, gli indicatori e così via. Su questo un attimo, tra breve torniamo. La gestione diretta e indiretta, invece, è una modalità di attuazione dei programmi completamente diversa e riguarda in sostanza il fatto che è la Commissione europea che o direttamente attraverso, o attraverso le sue agenzie attua un determinato programma. Nel Fondo Sociale Europeo Plus una piccola quantità di risorse viene attuata mediante il meccanismo della gestione diretta e indiretta. Gestione diretta significa che sono ammessi paesi terzi, e quindi paesi che non fanno parte dell'Unione Europea. E poi c'è una parte di disposizioni finali. Su questo posso andare molto rapidamente perché il meccanismo lo abbiamo già messo a fuoco. Ripeto, nell'ambito della gestione diretta, la Commissione Europea, attraverso le sue direzioni generali, oppure attraverso le sue agenzie esecutive, attua direttamente il programma, in particolare stabilendo una relazione diretta con i cosiddetti beneficiari dei progetti, ovvero dei soggetti che a livello di Stato membro, a livello territoriale, attuano, implementano determinati progetti. Nel meccanismo di gestione diretta c'è un ruolo importante per istituzioni nazionali, per i cosiddetti contact points, che ovviamente partecipano, migliorano, facilitano l'attuazione dei programmi intervenendo a livello di stati membri. Nel meccanismo a gestione concorrente, invece, l'Unione Europea e lo Stato membro lavorano insieme mediante un meccanismo di sussidiarietà, ovvero un meccanismo per cui ognuno interviene al suo livello istituzionale e quindi i beneficiari dei progetti fanno capo sostanzialmente alle autorità dei propri stati membri. E la Commissione europea svolge un ruolo di programmazione generale, di impostazione strategica, di controllo ex post. Nella gestione indiretta sono coinvolti anche paesi che, ripeto, non fanno parte dell'Unione europea, diciamo, con diversi stati, diciamo, oppure che hanno particolari associazioni, ma ripeto che non sono parte, diciamo, del circolo dei paesi dell'Unione. Vi ho mostrato questo schema, ripeto, perché anche se in parte minima, il Fondo Sociale Europeo Plus prevede, in particolare per i programmi sull'occupazione e l'innovazione sociale, prevede un meccanismo anche a gestione diretta. Però, come abbiamo visto, gran parte degli 88 miliardi è dedicata alla gestione concorrente, dove quindi il Fondo Sociale Europeo Plus lavora come lavorano in genere i fondi strutturali.
La concentrazione tematica, che significa concentrazione tematica? Abbiamo accennato in precedenza, dice la Commissione, in questo regolamento io stabilisco che tu devi necessariamente assegnare delle risorse minime a determinate priorità che sono particolarmente importanti in questo ciclo di programmazione. Quali sono quindi gli aspetti su cui la Commissione europea dà questa prescrizione? Ad esempio, le raccomandazioni per paese del semestre europeo. L'Unione europea, in particolare la Commissione europea, pubblica delle raccomandazioni rivolte ai singoli paesi in cui individua degli elementi di riforma e di intervento che vanno effettuati, ripeto, a livello di Stato membro per migliorare la capacità, diciamo, degli Stati membri di integrarsi in sostanza nell'Unione Europea e di contribuire, di contribuire e di attuare le politiche europee. Per dirne una, la capacità amministrativa, ad esempio, è una delle raccomandazioni tipiche che l'Unione Europea rivolge, nel caso specifico, all'Italia. E quindi, se noi all'interno di queste raccomandazioni che vengono fatte all'interno del cosiddetto semestre europeo, che è diciamo, appunto una fase di ricognizione e analisi delle condizioni dei sistemi istituzionali, amministrativi ed economici degli stati, ecco, se la capacità amministrativa è parte di queste prescrizioni, allora a questo argomento, gli stati membri dovranno dedicare un ammontare appropriato di risorse, che poi viene negoziato. Quando, diciamo, non c'è un'indicazione specifica, questo significa che c'è, questo è un aspetto, diciamo, di concertazione, di negoziazione tra Commissione e stati membri. Un altro elemento di concentrazione tematica riguarda gli obiettivi specifici relativi all'inclusione sociale, almeno il 25%. Questa è una condizione molto importante, cioè l'Unione Europea sta dicendo almeno un quarto delle risorse del Fondo Sociale Europeo tu devi dedicarlo, tu Stato membro, devi dedicarlo al tema dell'inclusione. Un ammontare appropriato per la Child Guarantee, che è una nuova iniziativa dell'Unione Europea che riguarda la difesa dei diritti dei più piccoli, sostanzialmente, accedere a servizi essenziali in materia sia materiale sia di educazione, almeno il 5% per i paesi che maggiormente sono esposti, diciamo, hanno dei parametri negativi da questo punto di vista, almeno il 3% per misure di contrasto alla deprivazione materiale, un ammontare appropriato per l'occupazione giovanile, la formazione e l'istruzione dei giovani. In questo caso ammontare appropriato significa che deve essere commisurato alla gravità dei problemi che riguardano l'occupazione giovanile nei diversi paesi. Quindi articolo 7, concentrazione tematica. L'articolo 9, supporto alle persone vulnerabili, l'articolo 10, supporto all'occupazione giovanile, danno delle indicazioni, come dire, invece che riguardano la programmazione sostanzialmente, e in particolare dispongono l'attuazione di assi specifici o programmi dedicati per il supporto a questi gruppi target, ovvero a persone vulnerabili e a giovani in condizione di disoccupazione e fuoriuscita prematura dai percorsi di istruzione e di formazione. Questa è un'indicazione importante perché significa che all'interno dei programmi operativi o anche come programma operativo nazionale, ad esempio, queste tematiche devono essere affrontate con una strumentazione e dei meccanismi dedicati. Un tema ricordare anche questo delle azioni innovative, il regolamento dell'FSE Plus dà una particolare rilevanza, diciamo, a questo aspetto, in sostanza promuove innovazioni sociali e sperimentazioni sociali. Che cosa sono innovazioni sociali e sperimentazioni sociali? Vedete, l'articolo 13, in particolare del nuovo regolamento del Fondo Sociale, le innovazioni sociali
sono attività, come si dice, di sviluppo e attuazione di nuove idee che possono concretizzarsi in prodotti, in servizi, in modelli che soddisfano in maniera, come posso dire, innovativa determinate esigenze sociali e che inoltre creano densità di relazioni pubbliche istituzionali e quindi creano collaborazioni fra organizzazioni pubbliche, organizzazioni della società civile e in sostanza rafforzano la capacità di agire della società. Questo è un tema, come si dice, come dicono i sociologi, di densità istituzionale, cioè dell'emergere di attori che collaborano per risolvere problemi collettivi. Le sperimentazioni sociali sono interventi che mirano a fornire una risposta innovativa alle esigenze sociali e che sono, come si può dire, oggetto di, come si dice, di capitalizzazione, cioè sono attuati su piccola scala in condizioni che consentono di misurarne l'impatto e quindi sono sperimentazioni, ma che hanno una caratteristica tale da poter essere replicati su larga scala. Quindi c'è una sperimentazione in un contesto limitato, se mi passate il termine, una sperimentazione in vitro, da cui però è possibile trarre degli elementi che riguardano la qualità dell'impatto di queste iniziative, e le sperimentazioni sono poi destinate ad essere attuate su più larga scala. L'FSI Plus finanzia questo tipo di interventi, finanzia sia azioni di innovazione sociale, sia azioni di sperimentazione sociale e lo fa anche con tassi massimi di cofinanziamento relativamente più alti del normale. Un altro aspetto che costituisce, anche se solo parzialmente, una novità rispetto a 14-20 è quello degli interventi contro la deprivazione materiale. In particolare, il Fondo Sociale Europeo può essere utilizzato per sostenere la distribuzione di alimenti e beni di consumo che riguardano la soddisfazione di bisogni essenziali delle persone. E questo può essere fatto, dice il regolamento, o tramite una fornitura diretta, diciamo, di assistenza alle persone che ne hanno bisogno, oppure attraverso strumenti di altro tipo. Molte città italiane hanno sperimentato delle forme diverse di erogazione di assistenza alimentare anche attraverso, come dire, meccanismi sofisticati dal punto di vista digitale, quindi con carte di credito sostanzialmente, con voucher elettronici e così via. E quindi, insomma, purtroppo una soluzione moderna a un problema molto antico, potremmo dire, purtroppo. Molto rapidamente, non voglio tediarvi troppo su questo, abbiamo detto c'è una componente FSE Plus di occupazione e innovazione sociale e la componente, come abbiamo detto, a gestione diretta o a gestione indiretta, quindi attuata direttamente dalla Commissione, che riguarda o attività di analisi, oppure le cosiddette misure di policy, che significa ad esempio partenariati transfrontalieri in materia sociale, supporto alla microfinanza, partenariati transnazionali per la condivisione di soluzioni innovative e così via, creazione di capacità, capacity building, di reti per l'accesso all'occupazione, di contract poi per l'attuazione della componente occupazione innovazione sociale, di amministrazione, in sostanza, diciamo, creazione di reti e miglioramento delle capacità di agire su scala transnazionale da parte delle amministrazioni, delle istituzioni impegnate su occupazione e innovazione sociale e una componente di comunicazione e disseminazione. Ripeto, questa è una componente minore dell'FSE Plus 2021-2027, ma comunque è utile tenerne conto perché è una parte interessante in quanto in particolare promuove e facilita un approccio di tipo cooperativo e transnazionale su queste azioni. Un'ultima
Uno degli ultimi aspetti, ci sono ancora due piccole questioni, diciamo, di cui vorrei parlarvi. La prima riguarda gli indicatori. Diciamo, sembra un argomento molto tecnico, però è un tema che ci permette di confrontarci anche con quello che noi ci aspettiamo che producano gli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus. In particolare, il regolamento fa riferimento a queste quattro categorie di indicatori che vedete rappresentate nella slide. Gli indicatori sono indicatori comuni. Che vuol dire indicatori comuni? Vuol dire che tutti i programmi che poi vengono finanziati o cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo devono quantificarli. Quindi è una batteria standard di indicatori. Poi è possibile che a livello di programmi operativi siano inseriti degli indicatori specifici per i vari programmi. Questo però come posso dirti, è la batteria minima, diciamo, che è necessario calcolare. Allora, gli indicatori comuni di output si riferiscono quindi alle realizzazioni, a quello che io faccio materialmente attraverso gli interventi finanziati dal fondo. Vengono distinti gli indicatori comuni di output tra operazioni e progetti rivolti a persone e progetti rivolti ad enti. Ad esempio, tipici indicatori di output del Fondo Sociale sono il numero di persone in condizioni di disoccupazione di lungo periodo che sono state trattate, le persone inattive che sono state trattate, i giovani fra 18 e 29 anni che sono stati oggetto di intervento a diverso titolo, formazione, istruzione di inclusione, i partecipanti con 55 anni ed oltre e così via. Insomma, è imperniato nel Fondo Sociale Europeo il tema della realizzazione, imperniato sul numero di persone che io coinvolgo nelle diverse attività che vengono finanziate. C'è una componente di indicatori comuni di output che si rivolge ad enti, e in questo caso io mi riferisco o agli enti pubblici o anche alle istituzioni del terzo settore che io ho sostenuto mediante il Fondo Sociale Europeo Plus perché svolgessero la loro attività nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'inclusione, come anche il numero di piccole imprese sostenute, ad esempio le piccole imprese che sono state diciamo di lavoratori autonomi, di reimpiego sostanzialmente, che sono state finanziate. Poniamo attraverso meccanismi di microfinanza mediante il Fondo Sociale Europeo Plus. E questo per quanto riguarda gli output, cioè le realizzazioni. C'è un ragionamento che riguarda invece i risultati. I risultati sono gli effetti che io ottengo sulle persone che sono destinatarie degli interventi. Nel regolamento si distingue fra gli indicatori di breve periodo, cioè quelli che vengono realizzati, che vengono misurati entro 4 settimane dal completamento dell'azione, e risultati di lungo periodo, che sono invece quelli successivi. Ad esempio, fra i risultati a breve periodo sono i partecipanti che al momento dell'uscita dell'azione di cui sono stati destinatari, si impegnano alla ricerca di un lavoro. Ad esempio, le persone che hanno la formazione sono in grado di stare sul mercato del lavoro. I partecipanti che ottengono una qualifica al momento dell'uscita, precedentemente non avevo nessuna qualifica, adesso ho fatto, diciamo, delle attività formative di istruzione per cui ho acquisito una capacità lavorativa spendibile sul mercato del lavoro. Con partecipanti al lavoro, compreso il lavoro autonomo al momento dell'uscita, ad esempio, ho fatto una piccola impresa autonoma grazie alle competenze che ho acquisito insieme a dei colleghi nella mia condizione e così via. Nel più lungo periodo io misuro invece i risultati, diciamo una tipologia di risultati un pochino diversa, ad esempio i partecipanti al lavoro 6 mesi dopo l'uscita, cioè le persone che a 6 mesi
dal completamento di un percorso, poniamo, di istruzione, trovano effettivamente una occupazione oppure che abbiano comunque la migliore situazione sul mercato del lavoro, ad esempio, siano riusciti nell'ambito della propria impresa come dire, a migliorare la propria posizione, ad essere maggiormente produttivi, a ricevere una retribuzione, un compenso migliorato. C'è un ulteriore indicatore perché in realtà il Fondo Sociale Europeo Plus, in generale i fondi strutturali, non servono soltanto a fare realizzazioni e a ottenere risultati di questo tipo, ma anche a produrre degli impatti. Mentre i risultati sono degli effetti diretti che si manifestano a vantaggio dei destinatari di una determinata azione, il Fondo Sociale Europeo, l'impatto è una cosa più generale. È una cosa che non riguarda soltanto quei destinatari, ma riguarda l'economia nel suo successo, nel suo complesso. E l'impatto, ad esempio, io lo potrei misurare verificando, certamente a distanza di un periodo di tempo dalla conclusione degli interventi finanziati dal Fondo Sociale Europeo, se il tasso di disoccupazione della mia regione o del paese in cui vivo è diminuito, se il numero di persone in povertà è diminuito, se il numero di persone che partecipano all'attività di formazione è aumentato e così via. Quindi un livello più generale di effetto prodotto da questi fondi. Allora, questo slide mi dà l'opportunità per ricordare un paio di cose. Poi questo è un po' diciamo, il passaggio conclusivo insomma, di questa presentazione. L'accordo di partenariato, voi sa allora, sapete che il primo documento che lo Stato membro deve formulare per utilizzare i finanziamenti dei fondi strutturali, nel caso specifico del Fondo Sociale Europeo Plus, è l'accordo di partenariato, che è un documento di impostazione generale delle azioni finanziate dai fondi e delle strategie che vengono attuate in un determinato paese. Poi, a valle dell'accordo di partenariato, abbiamo la programmazione operativa, che è quella regionale e quella nazionale. Allora, l'accordo di partenariato non è ancora pronto, d'altra parte nemmeno i regolamenti sono stati ancora pubblicati, è in un avanzato stato di elaborazione ed è in fase di negoziato. Devo dire, sia fra l'amministrazione centrale e le regioni, sia fra il nostro paese e la Commissione europea. Quindi questa tabellina in realtà non deriva assolutamente da una elaborazione ufficiale, ma deriva da notizie che danno i giornali. E quindi vi prego di prenderla, diciamo, per com'è, cioè di un'anticipazione sostanzialmente. Quali sono gli elementi più interessanti, diciamo, che possiamo in questo momento prevedere? Vabbè, un elemento che in realtà non è tanto una previsione, ma un dato, che è quello delle risorse del Fondo Sociale Europeo. Noi nel 21-27 avremo circa 14 miliardi e mezzo specificamente destinati al Fondo Sociale a fronte dei 26,6 del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Accanto a questo, accanto a queste cifre, naturalmente dobbiamo tenere conto anche del cofinanziamento nazionale. Quindi, in sostanza, noi avremo una somma del Fondo Sociale Europeo che sfiorerà i 30 miliardi nel corso del 21-27. Dove andranno questi 30 miliardi? Andranno sia su programmi operativi regionali, sia su programmi operativi nazionali. C'è un orientamento, un desiderio, potremmo dire, molto forte, vedremo quanto sarà soddisfatto, a integrare Fondo Sociale Europeo e FESR all'interno di programmi bifondo, quindi di non avere dei programmi operativi regionali, diciamo, uno finanziato dal FESR e uno finanziato dal Fondo Sociale Europeo, plus c'è un orientamento, diciamo, invece a fare come sarebbe giusto d'altra parte, a fare delle programmazioni integrate. Però, ripeto, ancora non sappiamo effettivamente quale sarà l'esito, diciamo, di questa discussione. E poi ci sono dei programmi operativi nazionali, si era parlato di un ridimensionamento dei programmi operativi nazionali, probabilmente non ci sarà, dovrebbero esserci una decina di programmi alla fine.
in cui fra l'altro alcuni cofinanziati dall'FSE Plus, ad esempio, vi segnalo insomma questa no le novità. La novità in particolare sarebbe rappresentata da questo programma Salute, finanziato sia da FESA da Fondo Sociale Europeo Plus, pienamente in linea, diciamo, come abbiamo visto, con i principi che l'Unione Europea ha dato, in particolare attraverso il pilastro sostanzialmente, sia un programma Capacità per la coesione, finanziato sia da FESA da Fondo Sociale, che in sostanza sostituirebbe il PON Governance. Pur non stravolgendone, diciamo, l'orientamento strategico. Però, ripeto, io non ho rinunciato a dare questa indicazione perché volevo comunque dedicare un minimo di informazione, di attenzione a quello che sta succedendo, però sono, come vi dicevo, delle informazioni che possiamo leggere sui giornali, ma non sono informazioni che derivano dalla pubblicazione di documenti del governo. Un'ultimissima cosa. Ne abbiamo già parlato nello scorso webinar, la ricordiamo come nel 21-27, nei prossimi anni, sarà molto importante fare riferimento, tenere conto della integrazione fra i fondi strutturali, fra le risorse dei fondi strutturali e il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. Noi abbiamo delle risorse molto importanti del piano, che stanno su ambiti, su temi tipici del Fondo Sociale Europeo, come ad esempio diciamo le parti che riguardano l'istruzione e ricerca, la missione dell'istruzione e della ricerca, dove alcune componenti come potenziamento delle competenze e diritto allo studio, lo stesso della ricerca all'impresa, inclusione e coesione, politiche per il lavoro, infrastrutture sociali, ma anche interventi speciali di coesione territoriale, hanno una chiara valenza in termini di politiche per il lavoro, per l'istruzione e la formazione, per l'inclusione sociale. E poi c'è anche la componente salute. Diciamo, questa interrelazione, questa integrazione è insieme un'opportunità, ma anche una difficoltà, nel senso che bisognerà, programmando gli uni e gli altri, fare molta attenzione a instaurare sinergie e non confusione. E questo quindi ci terrà sicuramente impegnati, diciamo, nel corso dei prossimi mesi. Direi che la materia di per sé sarebbe ancora molto ampia, però spero di aver dato, come dire, una mappa degli elementi essenziali da considerare, da tenere conto in questo momento, e quindi cedo la parola ai rappresentanti, diciamo, delle regioni che certamente daranno delle testimonianze, diciamo, molto, molto interessanti e stimolanti. Grazie mille per questa chiarissima presentazione che sicuramente contribuisce a renderci un po' più consapevoli di quello che è il Fondo Sociale Europeo e di quello che può fare per i nostri territori. Ora devo chiedere, vedo che è più che una domanda, è una specie Domanda. di affermazione, indicatori da tenere conto nei progetti, immagino. Sì, Quindi. assolutamente, assolutamente, nel senso che c'è da tenerne conto nei progetti e anche a livello di programmi, ovvero sia in fase di impostazione dei programmi, sia in fase di, come si dice, di relazioni di attuazione sostanzialmente. Nel senso che gli indicatori che abbiamo visto sono degli indicatori aggregabili. Cioè io parto per esempio, il mio progetto fatto, che so io, a Catania, ad esempio, e che ha riguardato la formazione di 100 persone in cerca di occupazione, ha come indicatori quelli che abbiamo visto, mettendo insieme questi indicatori relativi a tutti i progetti che la regione siciliana fa nel 21-27, io ho l'informazione complessiva, quindi sono, per questo dico, sono aggregabili, quindi bisogna tenerne conto nei progetti e bisogna ovviamente poi elaborarli per aggregazione
rendendo conto di quello che è successo attuando i nostri programmi. Perfetto, grazie mille per questo tuo ulteriore chiarimento. Vedo che altre domande non ci sono. Ora vorrei sapere se la dottoressa Valenti è collegata e quindi le chiederei gentilmente di attivare la webcam ed il microfono, qualora, perché so che stava avendo dei problemi di collegamento. Qualora persistessero questi problemi di collegamento, darei la parola a questo punto al dottor Pancheri della provincia autonoma No, Trento. anche te lo non ti parlo. Perfetto. Allora, dottor Eccomi Pancheri, qua. prego, le lascio la parola. Prego. Allora, grazie mille. Beh, intanto ringrazio la Regione Sicilia che ha organizzato questo evento attraverso Formes, Claudia Salvi che conoscevo da tempo e mi ha invitato a partecipare. È chiaro che qua ci troviamo a un confronto un po' impari, almeno dal punto di vista finanziario, tra quello che sono gli interventi in provincia di Trento e quelli che sono invece gli interventi attuati dalla Regione Sicilia che poi verranno illustrati. Credo che tenete anche conto della differenza tra quelle che sono le regioni considerate a livello europeo più sviluppate, dove rientriamo noi, e invece quelle che una volta erano le regioni obiettivo 1, che è la regione Sicilia, come vengono definite adesso, meno sviluppate. Peraltro i fondamenti, come sono stati illustrati anche adesso sulla futura programmazione, sono sempre uguali. Cambierà qualcosa nella futura programmazione sul cofinanziamento, in quanto le regioni più sviluppate avranno un cofinanziamento al 50%, al 40%, mentre quelle meno sviluppate avranno un cofinanziamento più alto da parte dell'Unione Europea. Quindi cosa vuol dire? Che nel 21-27 la provincia di Trento e le altre regioni del nord dovranno metterci un po' di più del loro, almeno che lo Stato non aumenti la sua quota di partecipazione. Noi avremo un 40%. Ma io sono stato chiamato in effetti qua a illustrare un po' le attività che stiamo svolgendo e siamo andati a svolgere nella programmazione attuale. È chiaro che dal febbraio del 2020 è cambiato il mondo per noi, è cambiato il mondo per voi, nel senso intesa come Regione Sicilia. E ci ha posto in un problema abbastanza grosso di riadattare i programmi operativi alle emergenze che sono andate a svilupparsi con il lockdown duro, chiamiamolo così, la prima fase tra marzo e maggio 2020 e poi comunque con tutte le difficoltà che sono nate dopo, fino alla fase attuale. Adesso vedremo se con lunedì passeremo in quella che viene definita una zona gialla rafforzata, ma comunque al di là di questo gli interventi, mi piacerebbe sottolineare quale che è stato prima l'adeguamento che abbiamo fatto per contrastare la pandemia come provincia di Trento, a partire dai primissimi mesi che si sono attuati quindi all'inizio del 2020 fino ad oggi. Non sono i grandissimi interventi perché, come ho detto, il nostro budget totale di programmazione non è altissimo. La provincia di Trento in questa programmazione ha un impegno come programma operativo di 123 milioni di euro. Quindi poi capite già la differenza con quelli che sono gli interventi della Regione Sicilia. Quindi 123 milioni se li dividiamo per i 7 anni, diciamo, abbiamo un'ossidazione intorno a una quindicina di milioni all'anno. Ma vi vorrei elencare quelli che abbiamo fatto di interventi immediati per contrastare la pandemia. Allora, l'Unione Europea, a partire dal febbraio del 2020, ha emanato dei regolamenti di flessibilità. Di flessibilità che ci hanno permesso di
attuare subito degli interventi e poi procedere in maniera diversa da quelli, in maniera cioè ritardata sulla modifica del programma operativo. Cosa abbiamo attuato? Già tra marzo e aprile del 2020 siamo intervenuti sul sistema scolastico. Siamo intervenuti sul sistema scolastico ponendo a disposizione delle risorse per l'acquisto di quelli che erano poi gli strumenti per fare l'attività di formazione a distanza. Quindi un intervento sulle famiglie, per quelle che avevano bisogno, per dare dei tablet, dei computer, degli strumenti informatici a modo che i figli potessero operare con la formazione a distanza. E poi un intervento anche per sostenere il sistema scolastico per quelle che sono le piattaforme, diciamo, di formazione online. Questo è stato fatto nel mese di aprile del 2020. Abbiamo posto delle risorse per questa attività, sono partite subito, si sono sviluppate già prima della chiusura dell'anno scolastico 2019-2020 e poi le abbiamo tenute aperte, diciamo, per quelle che sono invece le attività su questo anno scolastico. Mi scuso se non ho potuto fare delle slide, ma ho avuto problemi familiari e non sono riuscito a mettere insieme delle slide che possano aiutarvi a capire. Quindi sto parlando un po' a braccio. Subito dopo siamo intervenuti sul mondo del lavoro, un mondo del lavoro integrando quella che sono gli interventi sulla cassa integrazione, aumentando la quota della cassa integrazione. La cassa integrazione, come sapete, è un intervento statale che peraltro mette in difficoltà il lavoratore da un certo punto di vista, perché alla fine il reddito che gli arriva mensilmente è molto più basso di quello che riceve normalmente come stipendio. Parliamo intorno al 60%. Quindi noi siamo intervenuti con un'integrazione al reddito dei lavoratori. Abbiamo raccolto nel 2020 11.000 domande e siamo intervenuti con circa 8 milioni di euro di intervento pubblico. Sono state già raccolte, sono state vagliate, sono state liquidate quasi tutte nel 2020 e poi qualcuna all'inizio del 2021. Quindi questo è il secondo grande intervento che abbiamo attuato dal giugno del 2020. Un ulteriore intervento, torno indietro un po' come data, è quello fatto nel maggio del 2020, che sono dei buoni, noi li chiamiamo buoni di servizio, sono dei buoni che vengono erogati alle famiglie per acquistare che cosa? Nel 2020, come sapete, con la pandemia non è che c'era molto da fare, ma abbiamo previsto per i lavoratori, lavoratrici in particolar modo, ma in caso che siano famiglie monoparentali, un aiuto, un buono per acquistare dei servizi interessanti. L'abbiamo fatto nel maggio del 2020, naturalmente in quel periodo il lavoro, molte attività lavorative erano chiuse, però per chi aveva un'attività aperta è stato un utile supporto per procedere anche per avere qualcuno che assistesse i figli mentre erano al lavoro. Nell'estate poi del 2020 abbiamo permesso, sempre con tutti i rispetti dei protocolli di sicurezza che venivano emanati di volta in volta dalla nostra azienda sanitaria, abbiamo permesso l'attività di sostegno dei figli durante il periodo estivo attraverso dei sempre voucher assegnati alle famiglie,
ma che poteva avere per piccolissimi gruppi delle attività, diciamo, estive di supporto. Anche questa è un'attività che è andata molto bene, è stata molto richiesta, anche perché man mano le attività si andavano comunque ad aprire durante l'estate del 2020. L'ultimo intervento che abbiamo attuato, sempre nell'ambito delle risorse che abbiamo a disposizione, è quello del sostegno ai lavoratori autonomi che hanno chiuso un'attività. Qua si è operato in questa maniera con una combinazione di politiche passive e di politiche attive, quindi un sostegno al reddito immediato per chi magari partita IVA chiuso, piccola impresa chiuso, queste attività lì. Quindi abbiamo dato un sostegno al titolare dell'impresa, al titolare della partita IVA per i primi mesi, però con la logica di attuare un intervento che permettesse anche una riqualificazione del lavoro, quindi una politica passiva di sostegno, una politica attiva di attività di formazione. E poi un obbligo che si chiede all'Unione Europea di fare queste attività e di abbinare, a parte il periodo di pandemia forte, abbinare sempre le politiche attive alle politiche passive, specialmente se un lavoratore è di quelli che vengono espulsi, chiamiamo così, dal mondo del lavoro o la sua attività viene chiusa. Allora, come politica attiva intendo dei corsi di formazione, l'accompagnamento a vedere se trovano un'altra attività con la formazione che hanno in campo, che hanno maturato come esperienza, quindi ricerca attiva del lavoro, definizione di quelle che sono le competenze chiave richieste dall'Unione Europea, quindi dei corsi di competenze chiave, o da altri corsi di specializzazione. Non so, potrebbe essere che un lavoratore autonomo si metta a farsi delle patenti particolari, delle formazioni particolari che gli permettano poi di avere quelle che sono, diciamo, delle professionalità spendibili sul mercato. Quindi naturalmente quello che sto parlando è relativamente alle attività che sta attuando la provincia autonoma di Trento nell'ambito del Fondo Sociale Europeo. Vedo una domanda specifica sull'argomento. Quindi è quello che stiamo attuando, quello che abbiamo attuato per confrontare, diciamo, per quello che ha fatto la provincia di Trento per contrastare la pandemia. Vengo un po' invece a quello che attuiamo normalmente fuori dalla pandemia. No, la strutturazione del programma operativo della provincia di Trento è simile a tutti i programmi operativi, anche quello della regione Sicilia. Prevede degli assi di attuazione. Il primo asse, che è legato agli obiettivi tematici 8, è quello dell'occupazione. Poi abbiamo un asse di inclusione sociale e poi abbiamo un asse istruzione, chiamiamola così, degli obiettivi tematici 10, e poi capacità istituzionale e di quello che noi chiamiamo poi quello che è l'assistenza tecnica. Il primo asse di occupazione è legato a interventi fatti a favore di giovani, ma anche a favore di disoccupati, a favore di informazione, di accompagnamento per i disoccupati per ricercare il posto di lavoro. Per i giovani abbiamo fatto degli interventi relativamente a quelle che noi chiamiamo carte ILA, quindi carte di formazione per entrare nel mondo del lavoro, attraverso una formazione specifica, aiutando i giovani a costruirsi il business plan, facendo magari delle esperienze in Italia e all'estero, dove era possibile. Poi nel 2020 ci ha bloccato tutte queste attività. Facciamo anche dell'attività di formazione specifica all'estero, la chiamiamo
MUV, mobilità all'estero, e quindi con possibilità di fare tirocini in altre realtà. Questo specificatamente per i giovani. Per i disoccupati ci sono quelli che sono la formazione delle key competence, quindi delle competenze chiave, ne ho già accennato un po' prima, sono competenze legate a quello che è la necessità magari di utilizzo dei sistemi informatici, conoscenza delle lingue, della matematica, della lingua e via dicendo. Questi corsi sono per le carte ILA, sono corsi individuali, la carta viene data alla persona. Per invece, per quanto riguarda invece di Compass e altri strumenti, si fa la selezione di un ente formativo che poi raccoglie i nominativi, seleziona l'ente formativo attraverso quelli che sono, diciamo, gli strumenti di selezione pubblica, quindi noi definiamo quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, l'ente formativo presenta il suo progetto, c'è una commissione di esperti che valuta il progetto, viene selezionato e viene approvato. Stiamo cercando di operare, data la morfologia del territorio trentino, con azioni non solo attuate nella città di Trento, ma anche nelle valli, vista la distanza, e quindi stiamo operando in questo campo. Accanto a questo ci sono quelli che vi ho già accennato prima, i buoni di servizio per le madri che necessitano di avere che il figlio o i figli siano curati mentre sono al lavoro, quindi è una conciliazione famiglia-lavoro. Durante il lavoro possono mettere questi bambini dall'età molto piccola, quindi dai 3 mesi ai 3 anni e poi fino ai 14 anni, in enti certificati e diciamo accreditati dalla provincia, che curano, diciamo, il figlio durante il periodo di assenza della madre, perché si trova sul posto. Nell'asse 2, che è quello della l'asse 2, che è quello dell'inclusione sociale, come credo sapete già, nella programmazione precedente, nella programmazione attuale prevede un target di importo di spesa del 20%, quindi è un asse abbastanza corposo. Prevede nella futura programmazione l'inclusione sociale, addirittura dalle regole europee verrà portata al 25%. In questo asse cosa stiamo attuando? Stiamo attuando degli interventi per diciamo persone con handicap, per cercare di inserirle nel mondo del lavoro, quindi attraverso una formazione specifica e un accompagnamento al tirocinio. Qua, anche qua facciamo delle selezioni degli enti formativi e degli enti, quelli che sono degli enti che cercano aiutano a cercare il lavoro, e facciamo anche della formazione molto personalizzata data la natura della persona. Poi stiamo attuando degli interventi di inclusione sociale a favore di quelle che sono le cooperative di servizio sociale, per cercare di farle crescere la qualità all'interno dell'ente, le capacità anche manageriali. Queste cooperative, che si occupano in genere di persone con molte difficoltà, hanno certamente una grande capacità operativa, però molte volte mancano di un supporto, diciamo, conoscitivo sufficiente, sia amministrativamente sia, diciamo, non evolvono molto. Quindi abbiamo fatto vari interventi per la crescita di queste cooperative, che poi saranno accreditate da parte della provincia di Trento, e la fase di accreditamento è in questo periodo,
poi si potrà anche in futuro, la volontà è quella di erogare dei voucher a chi ha bisogno, quindi parliamo anche di persone anziane, di persone con difficoltà, dei voucher che potranno andare a spendere in queste cooperative per le loro esigenze. Quindi questo è uno degli interventi che stiamo attuando sull'asse 2. Sull'asse 2 abbiamo anche sempre i buoni servizio con una cifra un po' più rilevante per quanto riguarda le famiglie bisognose che hanno un reddito, quindi che hanno un ISEE molto basso. E anche qua stiamo attuando degli interventi molto rilevanti. L'asse 3 è quello dell'istruzione. In questa programmazione la Giunta provinciale ha voluto puntare molto su quelli che sono gli interventi di formazione sia dei docenti sia degli studenti, formazione intesa come crescita delle conoscenze delle lingue, in particolar modo di due lingue, una l'inglese e poi, data la nostra posizione, l'altra lingua è la lingua tedesca. Quindi è stato definito quello che noi chiamiamo un piano trilingue, è stata data la possibilità agli studenti di fare e anche ai docenti di fare delle esperienze all'estero per accrescere le loro capacità linguistiche. Naturalmente questo avveniva nei periodi estivi, a parte il 2020 dove abbiamo bloccato tutto. I docenti poi sono stati anche chiamati a dei periodi di formazione metodologico sulla capacità di insegnare lingua attraverso quello che viene chiamato insegnamento PI, quindi insegnamento in lingua madre della materia. Si sono scelte alcune materie più semplici, vediamole così, e si sta operando nelle varie scuole della provincia di Trento ai vari livelli con insegnamento in lingua estera. Un ultimo, e gli interventi anche sulla formazione riguardano i ragazzi che hanno quelli che sono chiamati quei buoni educativi speciali, quindi che hanno delle particolari difficoltà di apprendimento. Attraverso il Fondo Sociale Europeo li affianchiamo con delle persone specializzate, con degli insegnanti mirati per quel soggetto, che li aiutano per la crescita della loro capacità, diciamo, formativa. Quindi questi sono i grandi interventi che abbiamo attuato in provincia di Trento in questa programmazione. Sulla capacità istituzionale devo dire che era una piccola parte del programma operativo. Avevamo fatto degli investimenti, però poi ha riguardato essenzialmente la realizzazione di un programma che permettesse alla provincia di Trento una collaborazione transnazionale e interregionale, quindi partecipiamo a vari tavoli a livello europeo, dove anche diciamo, rappresentanti in qualche tavolo del Ministero, parlo del Ministero del Lavoro, ora ANPAL, e abbiamo creato una rete di collaborazione tra regioni, principalmente regioni del nord, data l'affinità delle materie che ci interessavano. E abbiamo anche sviluppato dei progetti in comune, insieme in particolare alla regione Friuli Venezia Giulia e alla regione Piemonte, anche se sono due regioni che sono molto diverse dalla nostra come ampiezza del territorio e come anche numero di abitanti. Però abbiamo sviluppato un rapporto molto stretto, approfondendo qualche materia, costruendo anche qualche avviso insieme, aiutandoci a costruire anche qualche avviso insieme. Quindi poi c'è l'ultimo asse, che è l'assistenza tecnica, che è quell'asse che serve per accompagnare il programma con la parte informatica, la parte consulenziale e via dicendo. Devo dire che la nostra strutturazione molto piccola, mignona rispetto ad altre realtà, anche considerando
considerando la limitatezza del programma stesso, no? Quindi anche la struttura che mi è stata affidata non è molto rilevante, siamo in pochi, però cerchiamo di fare fronte a tutte le esigenze. Io avrei anche, non so Claudia, scusa se chiamo in caso direttamente Claudia, Eccomi. non so perché ho perso un po' il contatore e non so se sono in No, linea va con qualche. benissimo, sei stato E perfettamente nei tempi. Se non ti dispiace, ci sono soprattutto non due so se è domande. stato chiaro con le persone, perché la nostra realtà è veramente diversa. Sì, no, abbiamo solo due piccole domande, se puoi giusto dare un veloce feedback su queste. Avete un gruppo di lavoro specifico che monitora l'offerta lavorativa? L'offerta? Ah, Lavorativa? l'incontro domanda offerta, intendi? Sì, noi abbiamo un gruppo di lavoro che comprende i sindacati e le parti economiche e sociali, in questo caso, per capire in particolare quelle che sono le figure necessarie per il futuro. Cerchiamo di costruire gli avvisi sulla formazione di queste figure. Sarà questa la domanda. Sì, un'altra domanda, corsi di formazione a cui si può accedere tramite voucher? Stiamo sempre orientandoci di più verso questo, devo dire. Quindi forniamo queste, tu chiami voucher, io le chiamo carte ILA, ma è tanto per intenderci carte individuali che poi possono andare a spendere in vari corsi. L'abbiamo fatto anche nell'ambito, mi sono dimenticato di raccontarlo, nell'ambito delle politiche sociali. Quindi le persone che volevano riqualificarsi nell'ambito delle politiche sociali, parlo di persone naturalmente non appartenenti all'amministrazione, potevano accedere a queste carte ILA presentando un progetto e andando a fare della formazione di tipo universitario, parauniversitario o anche a livello inferiore. Quindi poi ci presentava alla fine il rendiconto, il titolo raggiunto e noi eravamo il voucher. Ho capito. Un'altra domanda ancora sulla capacità istituzionale. Mi interessa sapere se avete realizzato un piano di rafforzamento amministrativo per migliorare i servizi istituzionali. L'abbiamo realizzato come era obbligo su tutta la realtà italiana. L'abbiamo fatto molto snello, devo dire. Questo perché diciamo, venendo da una precedente esperienza che ci aiutava a dire che i fondi europei insomma, hanno un buon tiraggio, hanno una buona spesa a livello locale, siamo stati proprio, devo dire, ai minimi termini. Abbiamo fatto il minimo indispensabile. L'abbiamo finanziato, le attività, là previste, le abbiamo finanziate con fondi provinciali propri. Quindi non accedendo al fondo europeo. Ok, un'altra domanda che però diciamo il partecipante non sa se è pertinente. Partecipate ai fondi diretti? Eh sì, avete un ufficio? Allora, la struttura della nostra realtà è attuata in questa maniera. C'è l'UNSE che avete visto, poi c'è un'autorità di gestione che è affiancata a me. Ma è perché io faccio la fase attuativa, l'autorità di gestione più programmatoria. Ci sono poi due uffici, uno che si occupa del Fondo Sociale Europeo, uno che si occupa del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ma anche dei progetti europei, quelli che quindi i vari Erasmus, i vari progetti diretti, come ti vedi. Ecco. Si occupa anche di quello. Perfetto. Sì, un'ultima domanda, poi lasciamo la parola anche alla dottoressa Valenti. Al target dei beneficiari di reddito sono state proposte misure specifiche? Faccio fatica a capire la domanda in cosa consisteva.
Casomai chiediamo al partecipante di dare qualche dettaglio più in chat. Nel frattempo, però, chiederei alla dottoressa Valenti di attivare la webcam e il microfono, così che possiamo ascoltare anche il suo intervento e poi eventualmente possiamo ritornare sulle domande. Scusa Claudia, vedo una domanda qua di un certo ampio, profano. Ok, voi trovate sul nostro sito tutto quello che è necessario, tutto quello che ha raccontato, i vari avvisi, tutto, è tutto pubblicato sul sito della provincia di Trento. Dottor Pancari, grazie mille per la disponibilità. Se può rimanere ancora con noi, sì, alla fine riapriamo un'altra sezione domande, vediamo se partecipanti hanno domande da lei oppure per la dottoressa Valenti. Saluto la dottoressa Valenti, la ringrazio di essere presente per la testimonianza della regione Buongiorno, buongiorno a siciliana. tutti. Che poi chiaramente anche l'ospitante di questa iniziativa di questo MOOC. Dottoressa Valenti, le lascio la parola. Grazie dottoressa, intanto mi sentite? Mi dà un feedback? Si sente? Bene. No, mi pare che non si sente. Sì, molto Si bene. sente? Ah, perfetto, va bene, no, perché non riuscivo a vedere bene. Ma io sono io che ringrazio voi, prima di tutti ringrazio il dottor Pancheri per questa esposizione molto chiara che ha fatto. Effettivamente siamo due regioni a confronto molto diverse, devo dire. Basta pensare che il vostro programma operativo è 120 milioni di euro, il nostro è 820 milioni di euro, ma siamo anche una regione di 5 milioni di abitanti, con un tasso di disoccupazione che credo che sia quello più elevato purtroppo in tutta Europa. Quindi abbiamo un bisogno enorme che il fondo sociale non solo venga attuato, ma che soprattutto esplichi i suoi effetti diciamo, avviando delle azioni che siano veramente efficaci per il nostro territorio. Ringrazio anche il dottor Colaizzo per l'esposizione chiara che ha fatto nella prima parte di questo incontro. Il nuovo regolamento, la nuova programmazione si presenta abbastanza complessa, soprattutto in un momento in cui abbiamo ancora non da chiudere, ma ancora da ultimare la programmazione in corso. E quindi avere la possibilità di momenti di confronto che chiariscono e semplificano anche la lettura di documenti a volte molto complessi, appunto come il testo di un regolamento, sicuramente è un aiuto importante. Dottoressa Salvi, un grazie anche a lei, noi ci siamo visti per l'evento annuale e quindi con piacere diciamo, ho accolto questa iniziativa diciamo, come completamento di una serie di interventi, di incontri che stiamo facendo appunto all'interno del programma operativo AFSE, proprio per facilitare la conoscenza dei meccanismi di accesso ai finanziamenti e delle politiche europee. Il dottor Pancheri ha fatto una disamina, diciamo, di quelle che sono state le iniziative che sono state attivate dalla provincia autonoma di Trento nell'emergenza Covid, e io non posso che fare la stessa cosa partendo proprio da lì, anche perché divento io autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo in pieno lockdown l'anno scorso, alla fine del mese di aprile. Quindi era un momento effettivamente molto complesso della nostra società per tutto quello che stava succedendo e devo dire che nel momento in cui io ho assunto questo incarico, avevamo già un'emergenza molto grave, in quanto avevamo le guerriglie al di fuori dei nostri ipermercati e supermercati, per persone che rimaste improvvisamente da settimane senza lavoro avevano effettivamente serie difficoltà per poter pagare la spesa. E quindi ci siamo trovati subito ad affrontare un'emergenza molto grave, perché, ripeto, all'emergenza sanitaria si è subito sommata questa emergenza sociale tangibile, e proprio col Fondo Sociale Europeo abbiamo attivato
i voucher alimentari. Credo che siamo stati la prima regione in Italia ad attivarli col Fondo Sociale Europeo, in quanto è un'iniziativa che normalmente viene attivata. Conosciamo tutti i pacchi alimentari che vengono distribuiti, per esempio, tramite le parrocchie, che viene attivata però col FEAD, un altro fondo finanziato sempre dall'Unione Europea, ma che è rivolto specificatamente all'aiuto, al disagio sociale, alla povertà, diciamo con regole un po' più snelle rispetto al Fondo Sociale Europeo, ma comunque sempre rispettando, diciamo, la struttura dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea e quindi con la necessità di fare monitoraggio, rendicontare e quant'altro. Per cui la prima difficoltà in cui ci siamo, con la quale ci siamo dovuti confrontare è stata proprio vedere se con le regole del Fondo Sociale Europeo riuscivamo a dare una risposta immediata, perché era questo di cui avevamo bisogno, a una situazione assolutamente dirimente. Ed effettivamente devo dire che ho avuto una grandissima collaborazione da parte degli uffici della Commissione europea, ma anche dell'ANPAL, con la quale mi sono subito rapportata, per avere la certezza di agire correttamente secondo le procedure, ma con la velocità che la situazione emergenziale richiedeva. Questo è stato fatto e nonostante molti sindaci, l'ANCI stessa fosse molto dubbiosa che saremmo riusciti a portare a termine l'operazione, in realtà in un paio di settimane le risorse del Fondo Sociale sono state versate direttamente ai comuni con questa finalità. Ed è stata diciamo, una bella soddisfazione perché molto spesso quello che si dice, l'opinione corrente, l'opinione pubblica, è che i fondi comunitari, quindi i fondi strutturali, siano molto complessi da attivare e che abbiano delle procedure molto lunghe. In realtà noi con questa operazione abbiamo dimostrato che, pur rispettando tutte le regole di attivazione dei fondi comunitari, si può anche agire rapidamente. E questo è stato un segnale molto importante che, diciamo, è servito anche a aumentare un po' la fiducia nei riguardi di questi programmi che spesso vengono visti sì come fonte sicuramente di finanziamenti e di aiuti, però anche come grandi contenitori molto complessi da attivare. E questo perché, al contrario della provincia di Trento, appunto, abbiamo dei programmi molto corposi perché purtroppo abbiamo degli indicatori socio-economici molto negativi, in quanto come il dottore Pancheri sa benissimo e come gli altri addetti al lavoro sanno benissimo, le risorse della politica di coesione destinate all'Italia, allo Stato membro Italia, vengono poi suddivise tra le regioni sulla base di alcuni indicatori socio-economici, fra cui per esempio appunto ho già ricordato la disoccupazione giovanile e la disoccupazione in generale, perché ormai quella over 50 è altrettanto grave. Che vede la Sicilia purtroppo da più CIB di programmazione sempre in testa, in senso negativo, per cui abbiamo regolarmente i programmi più grossi da un punto di vista finanziario, sia per quanto riguarda l'FSE, sia per quanto riguarda il FESR. Più grossi con tutta la difficoltà di attivare sul territorio una molteplicità di linee con una pluralità di soggetti beneficiari e tutti i rami dell'amministrazione che sono praticamente coinvolti in questo. Il dottore Pancheri parlava di un ufficio che si occupa del FESR e uno che si occupa dell'FSE, noi abbiamo intere direzioni regionali che si occupano di questo. Abbiamo co soltanto per il coordinamento del FESR e quindi tutte le altre dipartimenti regionali abbiamo un'intera di direzione che se ne occupa, che è il Dipartimento Programmazione, così come quella a cui sono preposta io, il Dipartimento della Formazione Professionale, a sua volta coordina una serie di amministrazioni che poi sono responsabili delle diverse linee di intervento. Quindi una macchina molto complessa, ecco questo intendo dire. Cosa abbiamo fatto oltre a questi voucher che devo dire non sono stati però pensati solo come voucher prettamente alimentari, ma come voucher di beni di prima necessità, quindi oltre diciamo, ai beni propriamente alimentari, anche non so,
le bombole del gas, perché in alcune zone della città non arriva il gas metano, oppure i prodotti farmaceutici, i prodotti per l'igiene propria e dei locali, i prodotti per sanificare questi locali. Quindi è stato fatto un pacchetto un po' più ampio, denominandolo appunto voucher per i beni di prima necessità. E devo dire che la risposta del Fondo Sociale si è subito vista, perché obiettivamente sono subito stati sedati questi che c'erano. Eravamo proprio in guerriglia urbana, devo dire, al di fuori degli ipermercati, dando subito una risposta pronta e facendo pervenire alle famiglie più bisognose subito concretamente degli aiuti. E questo, devo dire, è stata una bella soddisfazione per il Fondo Sociale Europeo e soprattutto, ripeto, per la velocità d'azione. Poi sono stati, in maniera analoga a quello che ha fatto la provincia autonoma di Trento, anche dati dei contributi per gli studenti che affrontavano forse per la prima volta una nuova organizzazione, la DAD, la formazione a distanza. La formazione a distanza che rischiava però di penalizzare i ragazzi appartenenti alle famiglie più disagiate, in quanto sono quelle in cui probabilmente o non c'è completamente un computer a casa, o ce n'è magari uno per tutta la famiglia, o ancora non ci sono i locali per poter seguire contemporaneamente più componenti della famiglia diverse attività al computer. Per cui la prima, anche qui, anche noi abbiamo attivato subito col Fondo Sociale un'azione per fornire agli studenti delle famiglie più disagiate i tablet e le SIM, perché c'erano problemi di collegamento. Ancora, noi abbiamo molti studenti fuori sede, molti studenti che frequentano università al di fuori della regione siciliana, e quindi le famiglie, evidentemente, molte di queste famiglie a cui appartengono questi ragazzi, si sono trovati anche loro in difficoltà, perché molti di questi hanno dovuto interrompere le attività durante il periodo di lockdown, e quindi c'era una difficoltà oggettiva a mantenere questi ragazzi ancora fuori sede. Quindi è stato fatto un intervento una tantum per aiutare questi ragazzi a sostenere le spese dell'affitto nel periodo proprio in cui le attività sono state bloccate per intero, e quindi particolarmente in difficoltà. Tale azione è stata poi estesa però anche ai ragazzi che frequentano le università siciliane, ma che sono anche queste fuori sede. Noi abbiamo tre università pubbliche a Palermo, Catania e Messina, che poi c'è in più l'Università Cuore di Enna, che sono, diciamo, dei poli che raggruppano studenti che arrivano da tutte le parti della Sicilia. Quindi ci sono evidentemente anche qui dei ragazzi fuori sede che anche avevano lo stesso problema del pagamento dell'affitto. Ma abbiamo rivolto anche subito l'attenzione verso la sanità. In che senso? Intanto abbiamo fatto subito un protocollo d'intesa tra l'assessorato istruzione e formazione e l'ordine dei medici per fare dei corsi di formazione immediati per i medici, per poter avere del personale sanitario qualificato pronto ad affrontare l'emergenza Covid, perché se torniamo indietro un anno fa, sappiamo benissimo come questa emergenza ha colto un po' impreparati tutti. Non sapevamo di che cosa si trattasse, non sapevamo quali misure effettivamente fossero efficaci e quali no, non sapevamo come ci si dovesse porgere per fronteggiare queste emergenze. Prima di tutto, quindi, bisognava formare i medici, che in prima linea si trovavano ad affrontare un nemico assolutamente sconosciuto. Quindi abbiamo attivato subito dei corsi di formazione per affrontare l'emergenza per il personale dell'area appunto medico-sanitaria. Ora, inoltre abbiamo anche attivato i contratti con medici specializzati. Sono stati inseriti nel settore sanitario dei medici appena laureati, e quindi il Fondo Sociale ha aiutato anche il servizio sanitario a contrarre proprio dei contratti con questi ragazzi per poterli fare lavorare specificatamente nell'emergenza.
E questo è stato anche questo un elemento molto importante per diciamo, dare aiuto a un servizio sanitario che era sicuramente in crisi. Sono stati fatti addirittura 43 contratti in tutta la regione, di cui 9 a Catania, 12 a Messina e 22 a Palermo. Quindi abbiamo diciamo, sparpagliato un po' questo personale in tutta la regione. Queste, per parlare delle cose, diciamo, proprio emergenziali, sono state poi attivate altre azioni, però anche con altri fondi, perché il Fondo Sociale in quel momento ha lavorato proprio in sinergia, per esempio, anche con risorse regionali che sono state utilizzate per fronteggiare l'emergenza o con risorse del programma operativo complementare. Quali sono invece le finalità del programma non in emergenza? Diciamo che l'obiettivo fondamentale è quello della crescita inclusiva, cioè cercare di allargare possibilità di accesso alle iniziative del programma, in modo tale da soprattutto aumentare il numero dei beneficiari e tutelare i soggetti più deboli, in modo tale da favorire per tutti l'inserimento nel mondo del lavoro. Ripeto, noi abbiamo un indice molto elevato di disoccupazione, per cui questo è l'obiettivo fondamentale, riuscire ad abbassare questo indice. E si è lavorato su più livelli, diciamo, dal potenziamento degli ITS e degli FP all'attivazione invece di interventi per l'alta formazione e ricerca, con i dottorati proprio di ricerca che sono stati finanziati, sono stati finanziati anche interventi per l'apprendistato, per cui diciamo che il programma operativo è servito in questi anni per allargare la disponibilità finanziaria e quindi aumentare la possibilità dei soggetti che possono intervenire e che possono beneficiare di queste azioni che già normalmente con le politiche ordinarie chiaramente vengono finanziate. Ma il Fondo Sociale, dato i numeri della nostra regione, è stato fondamentale per aumentare appunto la platea di coloro i quali hanno beneficiato di queste iniziative fondamentali per facilitare l'accesso nel lavoro. E così, per esempio, sono stati fatti avvisi per l'alta formazione anche per favorire i tirocini presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia. La provincia di Trento non ha quest'ordine, ma no, in Italia esiste il Consiglio di Stato, noi abbiamo anche la giustizia amministrativa, per il quale molti ragazzi hanno avuto la possibilità di frequentare e fare proprio dei tirocini presso gli uffici del CGA in modo tale da acquisire una preparazione specifica e soprattutto qualificante. Questo intervento di tirocini presso il CGA è stato ripetuto con più bandi, per cui sempre con l'obiettivo di aumentare il numero dei ragazzi, anche perché è stata un'attività che ha avuto molto successo, è stata molto richiesta dai ragazzi stessi. Ancora abbiamo lavorato per formare i giovani ricercatori e con l'avviso 2 del 2018 è stata aperta un'importante finestra sul repertorio delle qualificazioni. Questo avviso è stato volto a facilitare l'inserimento lavorativo attraverso appunto l'acquisizione di una qualifica in coerenza con il repertorio delle qualificazioni della regione siciliana. E questa è stata un'altra azione che ha avuto molto, molto successo. È stato anche ripetuto questo proprio per questo motivo. Poi uno degli ultimi che abbiamo fatto, oltre per esempio l'avviso 8 che finalmente partirà in questi giorni per la formazione tradizionale, è un avviso di 136 milioni di euro che siamo riusciti a sbloccare e che darà l'avvio in questi giorni proprio a molti corsi diciamo, della formazione classica, abbiamo anche in itinere il cosiddetto avviso 33. L'avviso 33 che è quasi un avviso sperimentale per noi perché è finalizzato a creare nuova occupazione d'impresa. La regione siciliana, diciamo, sta lavorando molto per cambiare il tipo della formazione, lavorando molto più, a contatto con le imprese.
E questo avviso 33 è stato, diciamo, quasi un avviso sperimentale in tal senso, che ha avuto un ottimo successo, tanto che abbiamo dovuto ampliare la dotazione prevista nel bando, e prevederemo a breve di farne un altro proprio perché ha riscosso molto successo. A chi sono stati rivolti tutti questi interventi? Tutti questi interventi sono stati rivolti alle donne sicuramente, ai giovani e alle fasce deboli. Alle donne perché all'interno dei numeri negativi che abbiamo come disoccupazione, i numeri più elevati riguardano le donne e quindi un'attenzione particolare alla parità di genere anche in questo caso. E ai giovani, appunto, come ho detto, perché sono strategici per il rilancio dell'economia e della crescita della regione, e alle fasce deboli, fra cui disoccupati, disabili, immigrati. Devo dire che, per esempio, nel periodo del lockdown, molti interventi che erano stati programmati per le fasce deboli, i ragazzi in difficoltà, o anche, per esempio, erano previsti degli interventi nelle carceri a sostegno proprio delle persone che hanno maggiore disagio sociale in questo momento. E purtroppo questi interventi si sono dovuti interrompere e quindi saranno poi spostati nel programma operativo complementari proprio perché, avendo avuto uno stop di oltre un anno, il rischio è che non possono essere completati entro la fine del programma. E allora, spostandoli nel programma operativo complementare, che ha invece 2 anni in più come termine ultimo per le attività, diamo la garanzia a questi interventi così importanti dal punto di vista sociale di poter essere pienamente attuati e completati, in modo tale da rispettare quello che era, l'impianto programmatico iniziale del programma. Anche noi, come la provincia di Trento, abbiamo inserito nel programma con una riprogrammazione che abbiamo concluso a dicembre, degli interventi importanti relativi alla cassa integrazione in deroga e anche relativi, per esempio, al pagamento del personale sanitario assunto appositamente per il Covid. Stiamo attivando adesso un'altra riprogrammazione per definire bene i numeri e gli indicatori. La cassa integrazione da noi ha numeri ben diversi. Il dottore Pancheri parlava per la provincia di Trento di 8 milioni. Noi, nel solo periodo di lockdown dell'anno scorso, abbiamo raggiunto circa 180 milioni di euro di cassa integrazione erogata diciamo per abbonare gli effetti negativi del lockdown. Come dicevo all'inizio, la nostra è una regione di 5 milioni di abitanti, con gli indicatori peggiori rispetto alle altre regioni d'Italia, e quindi questi interventi di sostegno alle fasce deboli sono fondamentali per far sì che non si creino quelle situazioni di crisi sociale, come abbiamo visto quando siamo dovuti intervenire appunto con i voucher per la prima necessità. Il programma oggi è quasi tutto programmato, appunto, ripeto, stiamo facendo questa riprogrammazione che permetterà a delle linee in ritardo sia del Dipartimento Lavoro che del Dipartimento Famiglia di poter essere trasferite sul POC, ma le relative quote del programma le copriremo appunto con spese sanitarie e con cassa integrazione in deroga. Per cui speriamo di poterlo portare a compimento prima possibile, perché oggi, diciamo, a fronte di 820 milioni di euro, che sono la dotazione del programma, ne abbiamo già programmate per oltre il 90%, sono oltre 700 milioni di euro che abbiamo programmato. I pagamenti sono circa un terzo, 287 milioni di euro, però appunto stiamo procedendo rapidamente e l'obiettivo è quello di poter portare a compimento il programma il più rapidamente possibile, raggiungendo quegli obiettivi appunto di sostegno alle fasce più deboli e quindi un'azione del Fondo Sociale Europeo in Sicilia che sia pienamente inclusiva, come era appunto l'obiettivo principale. E vorremmo chiudere rapidamente il programma per poterci dedicare alle sfide che la nuova programmazione ci offre in maniera adeguata.
il nuovo FSE accorpa, diciamo, altri programmi, tra cui il FEAD, che era destinato al sostegno ai bisognosi, ma anche, diciamo, altre iniziative e programmi europei. E come ha detto prima il dottore Colaizzo, si pone come ponte tra più priorità. Quindi è una sfida assolutamente interessante in cui gli obiettivi dell'occupazione, dell'inclusione sociale, le azioni dell'istruzione e della formazione, che mantengono sicuramente un'elevatissima percentuale all'interno della nuova programmazione, dovranno però diciamo, confrontarsi anche con le iniziative di inclusione sociale che vengono inserite in misura maggiore nel programma. Ricordiamo quella per la povertà infantile, questo tema assolutamente delicato nella nostra regione, per la quale c'è un grandissimo sforzo da parte delle istituzioni scolastiche regionali per aiutare questi bambini che diciamo, soffrono di una situazione terribile per gli ambienti in cui si trovano, e per portarli, inserirli sempre più in maniera organizzata e costante all'interno delle istituzioni scolastiche, diminuendo anche uno degli indici che purtroppo ci vede in testa alle classifiche nazionali, che è quella della dispersione scolastica infantile. Quindi il nostro auspicio è proprio quello che possiamo, chiudendo il programma, dedicarci con maggiore enfasi e soprattutto energia, perché è vero che siamo tanti noi nell'amministrazione regionale, ma è vero anche che abbiamo delle mole di interventi da attivare molto grossi. Quindi, alla fine, gli uffici dove c'è il maggior lavoro, anche noi siamo sempre sottodimensionati. Però la volontà c'è sicuramente, Bruxelles ci offre sempre tanti spunti nuovi di riflessione, pensiamo alle azioni innovative sul sociale, per esempio. E quindi vorremmo effettivamente lavorare per trovarci pronti alle nuove sfide del nuovo programma e della nuova programmazione, anche perché dobbiamo vedere con il PNR, cioè il piano, diciamo, per l'attivazione del Recovery Plan, effettivamente come dovremmo lavorare, perché l'FSE si pone trasversalmente a tutte le iniziative, a tutte le priorità contenute nello stesso. Io spero Sì, di dottoressa Valentina, essere stata ringrazio esaustiva, molto anche anche lei, è stata molto se chiara. mi rendo conto che gli Io ho una argomenti sono domanda da tanti, parte del dottor per cui Colaizzo, se ci sono delle dunque, domande, qual è dottoressa. stata la modalità di accesso ai devices, per esempio acquisizione ulteriore dalle scuole? Allora, qual è stata la modalità di accesso ai devices? Acquisizione Scusi, ho ulteriore sentito dalle male perché scuole. l'audio andava e veniva, può ripetere? Questa è la domanda magari di accesso ai device, presentazioni. Ah, sì, certo, abbiamo chiesto la presentazione dell'ISEE sicuramente. Per cui le domande venivano, diciamo, sono le scuole che per esempio sono stati i nostri terminali. Le scuole, noi abbiamo dato i finanziamenti alle scuole e le scuole sulla base delle dichiarazioni ISEE delle famiglie, degli alunni iscritti, hanno poi avuto la possibilità di acquistare i tablet e SIM per poter C'è un'ulteriore distribuire alle fasce più domanda, deboli, grazie cominciando dottoressa da Valenti. quelle Prevedete con di i SEE attivare peggiori, l'avviso evidentemente. 34-2020? Tramite le scuole, quindi abbiamo operato. Sono state le scuole che hanno fatto questa verifica. Sì, diciamo, stiamo lavorando anche a questo perché è stato un avviso che ha avuto anche questo un ottimo successo.
E quindi sì, è un problema di risorse, devo dire la verità, perché la maggior parte delle risorse del programma sono già programmate. Perfetto. Quindi stiamo Io proprio lavorando con l'assessore per vi vedere se ringrazio, c'è riusciamo, qualcuno tra l'economia dei che vari bandi, utilizzato qualche a minuto in più di recuperare quello un che c'è. Io plafond di intanto risorse adeguate per poter ringraziare farne una nuova edizione. la dottoressa Valenti, il dottor Panteri e il dottor Colaizzo per questa giornata e spero che per i nostri partecipanti sia un momento di aumento di consapevolezza di quello che il Fondo Sociale Europeo può fare per i nostri territori e che ha già fatto, ma principalmente anche quello che potrà fare nel futuro periodo di programmazione. Vi ringrazio a tutti e ci vediamo giovedì prossimo per la panoramica sui finanziamenti diretti. Va bene? Grazie principalmente alla Regione per aver proposto questa iniziativa che si sta rivelando molto, molto interessante. Grazie. Grazie, Arrivederci. grazie dottoressa, un saluto a tutti. Arrivederci. Sì, non apprendo. Eccolo. Ecco anche Arrivederci, io. dottor Bene, Pancheri. grazie. E ci vediamo alla Arrivederci, prossima. arrivederci anche al Grazie a dottor tutti, Colaizzo che non veramente. vedo. Arrivederci.